Innanzitutto benvenuti e grazie per essere venuti tutti, nonostante l'orario scomodo e ancora di più il tempo che oggi di certo non ci accompagna. Lei è il sindaco, se le vesti da sindaco, se si avvicina a me, facciamo un saluto. Che cosa facciamo qua? Questa è una delle attività del forum dei giovani più importanti. Il codice ci consigliate no, perché no, a meno che non mi buttate, no, no, abbiamo bisogno dei giovani. Questa è una delle attività più importanti, ovvero si cerca di far capire alla popolazione l'importanza di avvicinarsi alle istituzioni, non solo a livello locale ma anche nazionale, in questo caso con l'appuntamento del 4 dicembre, dove si trova a scegliere se sì o no alle riforme costituzionali che vengono portate. Una piccola parentesi, ve la permettete, con il sindaco ci siamo scambiate più volte idee se farlo o non farlo qui dentro questo incontro. Non so quanti di voi hanno visto lo stato di questa struttura che fino a una settimana fa Nunzio me lo può confermare, Anna Padovano, quanti altri dell'amministrazione si sono avvicinati in questi giorni. Il salone era praticamente impraticabile, bisognava fare una corsa d'ostacoli. Vergognoso, sono d'accordo. Per troppi anni questa struttura è stata abbandonata, è stata vandalizzata, non solo nella struttura ma soprattutto nello spirito. Quello che era il club universitario cavese, ahimè, è già da parecchi anni che non è più. Noi stiamo cercando, e ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale di averci dato fiducia in questo progetto, di far rinascere un po' questa struttura. Abbiamo iniziato con i ragazzi del foro a pittare la prima A, la destra, la mia destra, quindi la vostra sinistra sopra, dove erano le aule studio. A Cava non abbiamo un'aula studio, se non la biblioteca, che però fa un orario d'ufficio, quindi dopo qualche ora chiude e i ragazzi sono costretti ad andare via, o qualche locale dove giustamente tra musica, balli e canti di certo non è il posto ideale per studiare. Abbiamo iniziato con l'ala alla mia sinistra e domani finalmente inizieremo con la pulizia del salone. C'è stato un enorme lavoro, sindaco, da parte dei ragazzi del Forum dei Giovani. Permettetemi, bisognerebbe fargli un applauso a tutti i ragazzi. Hanno dimostrato quanto i giovani cavesi possano fare per la propria città. Nonostante le mille difficoltà, che siano economiche, che siano logistiche, che siano burocratiche, ci sono e ci stanno veramente dando una grande, grandissima mano per realizzare questo progetto. L'incontro di oggi è realizzato grazie alla collaborazione con Agora Notizie e l'Associazione Antigone, l'Associazione Socioculturale. Che cosa dire? Ah, un ultimo ringraziamento che è uno dei più importanti, oltre a quello per l'amministrazione comunale che continua a darci fiducia, speriamo che sarà sempre così, però i presupposti ci sono tutti, sindaco. Ringraziamo, non c'è il re collaboratori, però è un logo che noi ce l'abbiamo sempre anche senza metterlo stampato, che è quello dell'Associazione Antico Borgo. Questo bisogna dirlo, noi abbiamo puntato tanto affinché questo fosse un posto giovanile. Vedendoli ballare, forse lo sono più di noi in alcune case. Certo, all'inizio ci sono stati un attimo degli alti e bassi, però va tutto bene. Se non era per loro, stasera neanche le sedie c'erano. Domani insieme a loro inizieremo a pittare il salone e a risistemare altra parte. Una buona parte l'abbiamo già fatta, altra la inizieremo domani. Dovevamo iniziare oggi con l'ufficio manutenzione, però per permettere che il buon proseguimento di questo incontro abbiamo dovuto rimandarlo a domani. Questo è quanto, insomma. Un saluto alla prossima. Buonasera a tutti. Noi abbiamo una propensione naturale per i giovani, per il loro protagonismo, per la loro partecipazione alla vita associativa, culturale, alla vita democratica della nostra città. Lo abbiamo dimostrato non soltanto a parole ma anche con i fatti, nel momento in cui abbiamo messo in campo una nuova classe dirigente per questa città. E ti devo dire con grande amarezza che molto spesso sento delle critiche anche inopportune proprio nei confronti di questi giovani che invece ci stanno mettendo la faccia,
sia nella vita amministrativa in senso politico istituzionale, sia come voi, perché vi fa vivere una struttura come questa, renderla protagonista di incontri, di dibattiti come quelli di stasera, significa fare un servizio alla democrazia e alla forma più nobile, diciamo così, della politica, e significa anche sottrarre le giovani generazioni dal richiamo della protesta, a volte fine a se stessa, a mettersi sull'Aventino, a dire che tutto va male e non avete nessuna speranza nel futuro. Voi dimostrate con il vostro impegno che invece i giovani sono molto bravi, sono molto in gamba, hanno grande passione e quando si mettono in campo riescono ad ottenere risultati importanti. Quindi io non solo ve lo auguro, ma sono assolutamente certo che questo diventerà uno dei più bei luoghi, peraltro nel solco di una tradizione antica, perché qui si è formato e ha partecipato alla vita della città un grande pezzo della gioventù che oggi magari ovviamente non vive più la partecipazione al club universitario di una volta. Quindi riprendiamo anche un discorso che si era interrotto, io vi faccio il mio in bocca al lupo e ovviamente da parte nostra, da parte dell'amministrazione, di quella di ieri, di quella di oggi, di quella di domani, credo e mi auguro che ci sarà sempre una grande appunto propensione a dare una mano, la voglia di rendervi partecipi e protagonisti della vita della città che oggi, ma soprattutto domani, sarà la vostra città. Buonasera a tutti. Grazie mille signore, ne abbiamo bisogno perché la struttura basta guardarsi un po' intorno come è ridotta, ora è stata ripulita ed è stata messa a posto, però è stata messa veramente male, l'unica luce che abbiamo è quella lì, quindi abbiamo detto tutto. Presentiamo gli ospiti di questa sera. Per quanto riguarda il sì, abbiamo l'onorevole Petrone Anna. Buonasera. L'avvocato Sica Silverio, sempre per il sì. Servale Vincenzo, nonché sindaco. Galli Marco, professore dell'Università di Salerno, costituzionalista. Rinaldi Rosa, comitato nazionale per il no. Argentino Fernando, coordinatore dei comitati per il no della provincia di Salerno. Abbiamo avuto l'assenza sia di Elena Coccia, che per motivi personali non ha potuto raggiungerci, sia del caro Nunzio Siani che del caro Antonio Di Martino, amico giornalista, che non c'è. Abbiamo qui il relatore Massimiliano Amato, buonasera. Lasceremo ovviamente subito la parola a lui che guiderà un po' quei lavori di questa serata, di questo dibattito. Buon proseguimento a tutti. Signora, io l'altro collega non c'è. Quindi come organizziamo la cosa? A me era stato detto di fare le domande ai rappresentanti del fronte del sì, giusto? Vabbè, le faccio a tutti quanti. Da dove vogliamo cominciare? Allora, premesso. Mi è stato detto, insomma, questo è un dibattito sulla proposta sulla legge di revisione costituzionale sottoposta al referendum. Andremo a votare il 4 dicembre. È una legge di revisione costituzionale che modifica 47 articoli della Carta Costituzionale, della seconda parte per la verità della Carta Costituzionale. La prima parte, come sapete, è quella dei principi e dei valori, la seconda parte è quella che stabilisce il complesso di regole che servono per far funzionare la nostra democrazia. Il dibattito è particolarmente acceso in queste ore, in queste settimane, in questi giorni. C'è un coinvolgimento diretto
del governo, dell'esecutivo, nella campagna elettorale. La cosa si spiega col fatto che questa legge di revisione costituzionale è una legge di iniziativa del governo, poi anche ovviamente votata dal Parlamento, secondo quanto prescrive la Costituzione, quindi con diversi passaggi nelle due Camere. Io faccio solo un rilievo di carattere storico neutro. Di solito i governi sono neutrali rispetto, almeno nella storia della Repubblica e nella storia di questo strumento di democrazia diretta, dei referendum, i governi si sono mantenuti rigorosamente neutrali rispetto alle campagne elettorali. Vi ripeto, è una considerazione non di merito, assolutamente neutra. C'è per la verità un precedente in cui il governo fece campagna elettorale, anche in quel caso, io l'ho ricordato ieri mattina sulla città, anche in quel caso si trattava di un provvedimento, gli italiani furono chiamati a pronunciarsi sul provvedimento del governo, era il 1985, governo Craxi, e il referendum riguardava una misura varata da quel governo che congelava 4 punti della scala mobile e l'indennità di contingenza. Ferdinando Argentino si ricorderà, perché all'epoca si ricorderà perché fu uno dei protagonisti della battaglia, perché all'epoca era segretario confederale della CGIL di Salerno. Detto questo, io comincerei subito con una domanda ai rappresentanti del sì. Io sto seguendo con molta attenzione la campagna elettorale, la campagna di comunicazione del sì. Mi sembra che la parola d'ordine prevalente sia quella, sia relativa al fatto che con questa legge di revisione costituzionale diminuiscono i costi della politica. Chi di voi vuole rispondere alla domanda, poi vi mettete d'accordo? Credo forse di più il sindaco, perché questa è una domanda più politica. Riduzione dei costi della politica. Il Fronte del No obietta che la riduzione in ogni caso sarebbe quasi insignificante rispetto agli altri effetti di questa legge di riforma. Il sindaco Enzo Serralli, se voi siete d'accordo, stabilirei anche un timing per le risposte. Direi di non andare oltre i 4, massimo 5 minuti per risposte, così facciamo in modo che tutti possano intervenire e facciamo in modo che il dibattito sia molto snello e non appesantisca molto la platea. Sindaco Serralli, prego. Parliamo seduti? Io intanto per l'autorevolezza dei rappresentanti del sì, diciamo, che sono qui alla mia destra, l'avvocato Sica e Anna Petrone, vorrei che rispondessero molto più loro di quanto faccia io alle domande relativamente al sì. I costi della politica. Io faccio un ragionamento molto semplice. Noi oggi abbiamo attualmente due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che fanno lo stesso lavoro. Siamo l'unico paese europeo, l'unica democrazia moderna che ha questo bicameralismo paritario, questo bicameralismo perfetto. Ed è ovviamente un dibattito che fin dall'inizio della discussione sulla Costituzione, grandi uomini politici, costituzionalisti, misero già dall'epoca in evidenza questa anomalia, che era frutto della storia, degli anni che ci portavano alla Costituzione repubblicana, e quindi alle preoccupazioni che c'erano all'indomani della fine della dittatura e del fascismo. Oggi quella discussione, ovviamente, per quanto sempre bella da ricordare, non ha più attualità.
Oggi noi non abbiamo alle porte né il pericolo della dittatura, per fortuna, e né quello del fascismo, ma siamo una delle grandi democrazie europee e del mondo. E avere due camere, 1000 deputati, tra senatori e ovviamente deputati, che fanno lo stesso lavoro, per cui una legge deve essere approvata nello stesso testo, con la stessa virgola, dalla Camera 650 e dal Senato 350, da 1000 parlamentari, oltre che un appesantimento procedurale, e sicuramente si tornerà su questo tema. Parlavo l'altro giorno, io poi non sono un costituzionalista, non sono uno studioso, oggi faccio il sindaco, parlavo con il sindaco di un piccolo comune del Cilento. Il Cilento si sta perdendo cittadini, abbiamo comuni di 300, 400, 200 abitanti e stanno aspettando una legge per i piccoli comuni che dia una mano in questa direzione. Ebbene, la Camera dei Deputati all'unanimità, quindi tutte le forze politiche, ha approvato questa legge sui piccoli comuni. Deve andare al Senato nello stesso testo, e se si sposta una virgola al Senato, che cambia magari il senso di un periodo, deve poi ritornare alla Camera e poi magari ritornare al Senato con un allungamento, diciamo così, della efficacia della produzione legislativa. E questo sindaco mi diceva, mentre noi qui moriamo, a Roma si discute di una legge che peraltro è stata approvata all'unanimità alla Camera. Questo è il costo della politica. Io non mi appassiono al dibattito sullo stipendio, lo voglio dire con grande chiarezza, prende 1000 euro, prende 2000 euro. Io credo che un parlamentare o comunque chiunque impegnato in qualsiasi funzione nella vita pubblica, se fa bene il suo lavoro, è bene che venga pagato per quello che fa. Certamente è un costo della politica la burocrazia, è un costo della politica i tempi morti per la produzione legislativa, e siamo anche uno dei pochi paesi che ha 1000 tra deputati e senatori. Agli esiti di questa riforma noi avremo 350 senatori nella configurazione attuale in meno, e avremo 650 deputati con una Camera che avrà la funzione legislativa preminente, con il Senato che interverrà soltanto tra virgolette, parliamo di riforme costituzionali, di leggi di bilancio, quindi il Senato che interverrà in fatti importanti. Questa semplificazione, questa sburocratizzazione, questa riduzione del numero dei senatori, questa eliminazione, quindi questa riduzione del numero di parlamentari da 1000 a 650, rappresenta il valore aggiunto di questa riforma e rappresenta la motivazione fondamentale contenuta nel quesito e rappresenta la risposta alla domanda che ci verrà fatta. Volete il superamento del bicameralismo paritario? Volete il superamento di due camere che entrambe devono votare la fiducia al governo? Volete il superamento di una produzione legislativa così complessa, unico paese in Europa e nel mondo che conserva questo sistema? Volete la riduzione da 1000 a 650 dei deputati e dei parlamentari in generale, che percepiscono una vera e propria indennità da parlamentare? Questa è una riduzione. Poi si dice, ma in fondo non è così grande la riduzione, ma è meglio una piccola riduzione, che proprio su quanto è piccola bisogna discutere, perché tanto piccola non è, o il nulla, la immodificabilità di questo sistema a cui i sostenitori del no ci vogliono consegnare. Noi abbiamo bisogno di andare avanti nel processo di cambiamento del paese, e il sì, al di là della domanda specifica, per cui la mia risposta è sì, c'è una riduzione dei costi della politica nell'accezione più ampia che ho cercato di rappresentare, perché anche la burocrazia, e soprattutto la burocrazia, è costo della politica, e quindi la risposta al quesito referendario dal mio punto di vista non può essere che sì, e non può essere che sì anche perché, vengo alla domanda, c'è una oggettiva, incontestabile riduzione dei costi della politica. Poi vogliamo discutere se tanti o meno, ma indubbiamente la riduzione c'è. Grazie a tutti per essere rimasto. Professor Galli, uno dei punti qualificanti della... Io però devo fare prima una comunicazione di servizio. Per evitare confusione, mi hanno chiesto se ci sono domande dal pubblico. Io ne tengo molte qua,
devo dire sono quasi tutte per il fronte del sì, le domande, nel senso sono, io le ho lette, sono domande che sono state lasciate, quesiti che sono stati lasciati sulla pagina Facebook del Forum dei Giovani di Cava, e sono per la gran parte per gli esponenti del fronte del sì. Magari dopo ne faccio una cernita, e se invece ci sono domande dal pubblico si possono formulare a un punto informativo, che mi hanno detto esserci da qualche parte, ecco laggiù mi fanno segno, e poi loro le porteranno a me, io le girerò ai relatori di questo dibattito. Professor Galdi, uno dei punti caratterizzanti della campagna del fronte del no è che questa riforma è un grande pasticcio, soprattutto la parte che riguarda proprio il punto che toccavamo prima con il sindaco Servaldi, la riforma del bicameralismo paritario. Volevo sollecitarla su questo punto. Buonasera a tutti, io entro subito nell'argomento che mi è stato affidato. Ma diciamo che il tema del bicameralismo perfetto è un tema antico, nel senso che da molti anni si discute sulla necessità di rivederlo. Ci sono state anche diverse proposte in passato. Il problema di questa riforma principale è che ci sono alcune cose che potrebbero anche essere condivisibili, ma che ce ne sono altre che a mio avviso non lo sono per nulla. E allora, per esempio, per risparmiare qualche milione di euro non si può modificare la Costituzione in modo poi drammaticamente antidemocratico, come si avrà la possibilità, anche rispondendo ad altre domande, cercherò di dimostrare. Che il bicameralismo paritario andasse cambiato è una vecchia questione e assolutamente condivisibile. Come è stato cambiato? È stato cambiato essenzialmente prevedendo un'assemblea, il Senato, di nominati, che sottrae il diritto ai cittadini italiani di votare i propri senatori. Qualche anno fa, nel 2014, i cittadini italiani hanno perso il diritto di votare per il rinnovo delle province. A distanza di un paio d'anni si vuole che i cittadini italiani non votino nemmeno per il Senato. Di questo passo non si voterà nemmeno per la Camera. Se ci sarà uno che deciderà per tutti, si risparmierà molti costi della politica, ma ahimè si dovrà abbiurare all'articolo 1 della Costituzione, che ancora recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi prima cosa grave è che si toglie il diritto ai cittadini di votare al Senato. Chi vota? Votano i politici, votano in particolare i consiglieri regionali, che possono scegliere in tutto 95 senatori, perché 5 saranno ancora nominati dal Presidente della Repubblica, sia pure per un periodo di 7 anni, e fra questi 95 senatori ce ne saranno praticamente 74 scelti fra i consiglieri regionali e 21 scelti fra i sindaci. Quindi chi entrerà nel Senato entrerà 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Allora, io ho fatto il sindaco di questa città per 5 anni, Enzo lo sta facendo ormai da un anno e mezzo. Personalmente non riuscirei ad immaginare la possibilità di un doppio lavoro. È un lavoro molto impegnativo quello di fare il sindaco di una città media come Cava di Tetreni, che impegna dalla mattina alla sera e che io ritengo sia sostanzialmente incompatibile con quello del Senato, anche perché la riforma prevede che tutti i senatori abbiano l'obbligo di partecipare ai lavori del Senato, alle commissioni parlamentari, si istituisce proprio un obbligo, cosa che peraltro prima in modo espresso in Costituzione non c'era, e questo vale per i sindaci ma vale anche per i consiglieri regionali.
Vedete, si dice che il bicameralismo perfetto sia un unico, certamente ormai siamo rimasti fra le poche nazioni che ce l'hanno ancora. Certamente sarà un unicum, un senato composto da persone che fanno anche un altro mestiere. Altrove, in Germania per esempio, c'è una camera dei Länder, cioè degli stati. A entrare in quella camera sono coloro che vengono indicati dai governi dei Länder, e quindi per lo più vanno gli assessori, anche funzionari regionali possono essere mandati con vincolo di mandato a prendere posizione nel Bundesrat, che è la camera degli stati. Qui invece sono proprio i sindaci e i consiglieri regionali che dovrebbero fare un doppio lavoro. Io ritengo che sarà enormemente problematico. Ma poi si attribuisce fra l'altro l'immunità parlamentare ai sindaci e ai consiglieri regionali. Vedete, l'immunità ha un senso per i parlamentari, perché la magistratura non deve avere la possibilità di incidere sulla composizione del Parlamento, magari privando della libertà dei parlamentari che per esempio potrebbero votare un provvedimento contrario ai desiderata dei giudici, per cui si garantisce la loro immunità. Ma pensate all'immunità data a un sindaco. I sindaci certo non hanno più dirette funzioni di governo, dopo le recenti riforme hanno potere di indirizzo, ma continuano ad avere una serie di poteri importanti di ordinanza, di indirizzo, nominano attraverso la giunta avvocati, decidono transazioni, hanno poteri importanti e hanno a che fare con milioni di euro. Parlo per sindaco come quello di Camera dei Tirreni, pensate il sindaco di Roma, il sindaco di Milano, il sindaco di Torino, con quali grossi interessi hanno a che fare? Gli si dà l'immunità, non possono essere più arrestati, ma soprattutto senza l'autorizzazione della Camera, ma soprattutto, cosa che ho sentito poco in giro, gli si dà un'immunità gravissima, quella per cui non possono essere assoggettati a intercettazioni né telefoniche né ambientali. Cioè un giudice che vuole dimostrare che un sindaco che può dare indirizzi e può anche controllare direttamente l'apparato amministrativo, che un sindaco possa interferire sull'azione amministrativa, non c'è nemmeno la possibilità di dimostrarlo, perché non è possibile intercettarlo senza il permesso del Presidente dell'Assemblea. Figuriamoci se si chiede al Presidente dell'Assemblea l'autorizzazione a intercettare un sindaco, che poi il sindaco magari della stessa parte politica non venga informato. Insomma, è una scelta questa che è stata individuata, che io ritengo sia antidemocratica, ma ritengo anche che sia una scelta che non funziona molto. Peraltro, devo dire, in sostanza anche la modifica del funzionamento concreto del bicameralismo è estremamente contorta. Si sostituiscono due righe dell'attuale articolo 70, che dice che le leggi si fanno con l'approvazione degli orari del Parlamento, con praticamente due pagine di Gazzetta Ufficiale. Hanno contato i costituzionalisti 18 diversi tipi di procedura legislativa, e se prima queste cose non creavano evidentemente problematiche dal punto di vista poi dei raccordi istituzionali, tutta questa confusione che si genera determinerà naturalmente un incremento della conflittualità. E allora noi parliamo, venendo solo per una battuta, di un risparmio della spesa complessivamente, fra riduzione dei senatori, non gli si dà più l'indennità, e riduzione del CNEL di meno di 60 milioni di euro l'anno. Vi faccio presente che ogni anno in Italia ogni giorno in Italia spendiamo circa 60 milioni di euro per la difesa, e cioè per gli armamenti, per pagare l'esercito, il ministro della difesa, 60 milioni di euro al giorno. Noi in questo caso risparmiamo meno di 60 milioni di euro all'anno, e tutto questo per mortificare la democrazia e la partecipazione degli italiani, per fare un Parlamento bicamerale che così come è fatto non funziona, con sindaci a doppio servizio che guadagnano l'immunità. Insomma, francamente io pure sostengo che la Costituzione vada cambiata, ma non è certo questo il modo di cambiare, questo è il modo per rovinare l'Italia. Io ritengo che questo sia il modo per aprire la porta a forme di autoritarismo. Qualcuno ha parlato di governo del Premier, di Repubblica del Premier. Vedete, certi spettri
non sono mai del tutto tramontati. Il rischio di involuzioni democratiche non vedo perché dovrebbe essere scomparso. L'uomo è sempre lo stesso, nel mondo stanno cambiando tante cose. Io credo che chi vuol bene alla democrazia farebbe bene con grande convinzione su questo referendum a votare no. Grazie. Onorevole Petrone, ho qui una domanda che mi sono posto spesso anch'io in questi mesi. La faccio a lei perché insomma è una domanda politica più che tecnica. La questione è questa: abbiamo una situazione insomma il PIL che non cresce, i giovani che vanno via, recentemente il Censis ha pubblicato una ricerca sulle abitudini alimentari degli italiani, dalla quale emerge che perfino il ceto medio è stato costretto a cambiare abitudini alimentari, evidentemente per ragioni economiche, insomma. La domanda che fa questo, io non ho i nomi di quelli che hanno postato queste domande, è che urgenza c'era con i problemi che ha questo paese in questo momento di modificare fortemente la Costituzione, di modificare 47 articoli che vanno ad incidere poi sul funzionamento degli organi dello Stato e di fatto non affrontano uno solo dei nodi che sono sul tappeto in questo momento. Grazie. Ma sicuramente quello che a noi in questa fase preme di più è portare avanti il discorso del sì, perché siamo in una fase dove il cambiamento è obbligatorio. Noi non potevamo essere più fermi alla Costituzione, ma non potevamo più fermarci. Dovevamo cavalcare l'onda del cambiamento che oggi in Italia si sta vivendo. Dobbiamo parlare di una rivoluzione che oggi i nostri territori, io penso alle regioni, vedo il divario che c'è tra le regioni del sud e le regioni del nord, dove purtroppo gli stili di vita e dove soprattutto gli stili di vita che influenzano sulla sanità sono fortemente penalizzati. Noi dobbiamo guardare ormai un'Italia che veda sempre più uniti i livelli essenziali di assistenza. Questa legge riporta sicuramente tutto ad un equilibrio. Noi pensiamo alla sanità, quando oggi le regioni sono in piano di rientro, viviamo una grande situazione di difficoltà. Quindi noi puntiamo sempre di più ad avvicinare le persone, a coinvolgere, perché essere fermi e non offrire soluzioni alternative sicuramente non è una risposta. Io prendo sempre dalle domande che sono state postate sulla bacheca del forum dei giovani e mi rivolgo a Rosa Rinaldi: qual è il rapporto di questa riforma con la legge elettorale italiana? Si parla tanto di combinato disposto che sarebbe il vero punto su cui si costruisce una possibile deriva autoritaria. Ci vuole parlare di questo argomento? Chiediamo scusa. Me la consente una battuta, naturalmente stando poi sulla domanda. Quello che a me più fa impressione
è che si contrappone chi è per il sì, come coloro che vogliono il cambiamento, l'innovazione, la modernità e così via, e chi è per il no, cioè per la difesa della Costituzione, quella del 48 firmata da Umberto Terracini, invece siamo conservatori che non vogliono cambiare niente. La dico così in una battuta e chiedo scusa anche per la battuta. Io, la mia generazione, è esattamente figlia del cambiamento, un cambiamento che è stato possibile grazie alla Costituzione. Noi siamo quelli che ci siamo avvantaggiati delle grandi lotte, delle grandi conquiste di riforma di cui le lavoratrici, i lavoratori, le donne, i giovani hanno goduto attraverso, diciamo così, quello che la Costituzione prevedeva, cioè appunto una progressione, un riconoscimento dei diritti sociali. L'unico cambiamento che io vedo in questi ultimi 15-20 anni è che oggi i nostri figli, i miei figli, stanno peggio di mio padre. Questo è il cambiamento che vedo, è la sostanza del cambiamento. E questo è possibile perché sul piano dei diritti siamo già indietreggiati. Alcune immissioni, per esempio nella Costituzione, come il pareggio di bilancio, si ricordava prima che dice l'articolo 1, recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa è, diciamo, la dichiarazione principale. Con l'immissione del pareggio di bilancio nella Costituzione, potremmo dirla così: l'Italia è una Repubblica forse democratica fondata sul pareggio di bilancio. I diritti dipende, e per questo sono cancellati una serie di diritti, e anche i contratti di lavoro non albergano più in questo nostro paese, perché bisogna arrivare al rapporto contrattuale uno a uno. Questa cosa l'ho voluta dire per dire che io non sono e mi rifiuto di essere ascritta tra i conservatori. Io sono esattamente con quella storia di questo paese che ha fatto un bel paese, e un paese fatto di diritti e di riconoscimenti. E quando c'è stato da fare sacrifici, compresa l'Italia dell'austerità, non so se qualcuno se la ricorda, quella di berlingueriana memoria, questo paese è stato capace di farli, mentre invece noi siamo arretrati appunto esattamente sul piano dei diritti. Perché noi diciamo no? Noi diciamo no a questa modifica, perché guardate, per fare la Costituzione che abbiamo è stata eletta un'assemblea costituente. È vero che si interviene dall'articolo 38 in poi, quindi sulla seconda parte della Costituzione, tuttavia è del tutto evidente che il grado di cambiamento che viene apportato alla Costituzione incide fortemente anche sull'efficacia della prima parte della Costituzione. Allora, è stata eletta una assemblea costituente per questa Costituzione di cui abbiamo beneficiato, questa deforma, come la chiamiamo noi, questa manomissione così forte della Costituzione viene proposta non solo dal governo, ma viene portata avanti da un Parlamento, scusate, che secondo la Corte Costituzionale è stato eletto con una legge anticostituzionale, quindi un Parlamento che non risponde ai dettami che la Costituzione prevede. Vado a concludere su questo punto qua. Allora, diciamo così, è vero che la Corte Costituzionale non ha sciolto le Camere perché c'è la continuità dello Stato, ma è vero anche che appunto ancora intorno alla riforma elettorale, riforma che avrebbero dovuto fare in ragione della sentenza della Corte Costituzionale, un'applicazione seria non c'è stata. Tant'è vero che si dice: ma non si può andare a votare perché non c'è la legge elettorale. Pensate un po' quanto questo Parlamento, la maggioranza di questo Parlamento, questa maggioranza, ha in considerazione le sentenze della Corte Costituzionale. Ti dicono che quella legge là con cui tu sei stato eletto è incostituzionale, tu ancora non hai messo a punto una legge che risponda a quello che la Corte Costituzionale ha detto. Quindi
per pensare alle questioni dell'Italia, come pensare, secondo me sta facendo pasticci anche su quello. Ho letto la proposta che veniva avanti adesso sulla questione dei senatori da eleggere eccetera, pensate un po', si direbbe, perché diciamo così il Parlamento dovrebbe occuparsene, non un partito a latere, diciamo, ad occuparsi di questa cosa, però si prevederebbe che i sindaci che dovranno essere eletti senatori, perché ciò avvenga, ad ogni regione dovranno essere consegnati 3 nomi da parte delle associazioni dei comuni, cioè dell'ANCI provinciale, alla regione, per cui la regione poi possa procedere. Io mi chiedo, perché in questo, diciamo così, sull'Italia, che vogliamo dire, non va bene, secondo me bisognerebbe ritornare ad una legge elettorale, la dico così, che sia proporzionale, che rispetti quello che è la società, in cui se sei uno conti uno, ma rappresenti anche quell'unico cittadino che ti ha votato. Il sistema proporzionale ha garantito a questo paese il grande avanzamento. Il sistema maggioritario è un affare tra partiti e ceto politico. Questo è quello che penso io. Penso che il Parlamento non è solo la governabilità, il Parlamento è la rappresentanza della società. Tanto è vero che si è potuto fare una legge sul divorzio anche con un governo democristiano. Perché? Perché quel Parlamento risponde alla società e non risponde soltanto alle esigenze di governabilità. Quindi questi sono i punti, diciamo, di sostanza. E la dico così, guardate, io ho fatto la vicepresidente della provincia di Roma, sono stata una dipendente provinciale di Milano. Posso dire così, dicono che le province non ci sono più, le province ci sono state, qualche settimana fa hanno votato per le città metropolitane, non ne sa niente nessuno, più o meno. Che cosa è cambiato? Che i cittadini non eleggono più il proprio rappresentante, e così diventa come il condominio, i comuni che hanno più millesimi decidono dove va la discarica, decidono quale ammodernamento fare magari sulla strada, prima cosa. E chi fa parte del consiglio, del nuovo consiglio della città metropolitana? Sindaci e consiglieri comunali. Sindaci che dovranno far parte anche del Senato, consiglieri regionali dovranno far parte anche del Senato, scusate, ma questi territori poi chi li governa? E qual è il rapporto che si instaura tra un sistema delle autonomie così come la Costituzione prevede? Ecco, noi pensiamo, senza essere conservatori, che bisogna difendere una Costituzione nata dalla Resistenza, che una Costituzione non si può deformare in questo modo e che soprattutto anche le leggi, e su questo davvero concludo, devono essere leggi chiare e soprattutto nella loro procedura. Si dice che bisogna velocizzare. Guardate, più veloce della Fornero e del Jobs Act di leggi così non ne abbiamo viste. Altro che, si può fare velocemente, si può fare. Sapete però cosa c'è? Che io penso che le uniche leggi che in questo paese hanno resistito a lungo sono proprio quelle, siccome le leggi cambiano la nostra vita e la vita dei nostri figli, beh, io penso che se ci mettono un po' di tempo in più e fanno la verifica e poi la verificano ancora e poi trovano un accordo tra tutti o il più largo possibile, è meglio, perché quella riforma dura di più. Adesso siamo alla farsa, ogni volta che va su un governo cancella le leggi di quello precedente. Va bene, stiamo procedendo bene anche con il timing, vi chiederei di continuare così, facciamo in modo che di fare anche un secondo giro sicuramente, il terzo non credo che ci riusciremo. Perché faremmo troppo tardi, oltremodo annoieremmo la platea. L'avvocato Sica, che è membro del Consiglio Nazionale Forense, come veniva presentato, proprio come veniva detto prima dal presentatore, c'ho una domanda per lei direttamente da questo elenco. Vorrei chiedere, ci è la curiosità di uno degli internauti che
che frequenta la pagina Facebook del Forum dei Giudici dei Giovani, vorrei chiedere se la riforma costituzionale riduce l'autonomia dei comuni. Ma io sono stato invitato qui, credo, non in veste di giurista né di politico, lo dico francamente perché sono e mi sento assolutamente autonomo e indipendente. Quindi vi dirò, e nessuno si offenda, quello che penso esattamente, come sempre. Penso che tutti quelli che sono... scusami, penso che tutti quelli che stanno a questo tavolo dicono come la pensano. Sì, però, devo sembra dire... Sembra una premessa, voglio dire, pleonastica, ma dopo penso, però... Te la faccio lo stesso, Massimiliano. Allora, ma noi siamo veramente convinti, e lo dico con estrema franchezza, come dicevo Massimiliano, perché qui ci riempiamo la bocca di belle parole, ho sentito di nuovo la Costituzione e quant'altro. Vedete, io ho vissuto per 50 anni in un osservatorio privilegiato, la giustizia in Italia, di cui nessuno di voi sa niente, a meno che non abbia avuto qualche disavventura oppure ci lavori. Ora, la giustizia è una specie di... collo stretto di un imbuto, ci passa tutta la società italiana passa attraverso la giustizia, prima o poi, è un osservatorio privilegiato assolutamente. Questo mi mette in condizioni di dire, voi siete veramente convinti di vivere in una democrazia aperta e, come vi diceva chi mi ha preceduto, di grandi conquiste sociali, di grande libertà? Noi siamo vissuti fino ad oggi in un sistema rigidamente controllato, dove politica, magistratura, stampa avevano tutti una convergenza assoluta verso determinati obiettivi, che erano quelli del mantenimento del potere. E lo sapete benissimo, no? Se ancora teniamo, se ancora vediamo comparire quello spettro di De Mita in televisione. Bravo. A 90 anni. Ma voi veramente siete convinti che la Costituzione sia quella che vi viene a recitare Benigni in televisione, che si è convertito da comico al sostenitore della sinistra? Ma se siete convinti di questo, la Costituzione, e ve lo dico da storico e da studioso questo, la Costituzione è il frutto di un compromesso tra due anime, democristiana, no, perché gli azionisti e diciamo i radicali, i repubblicani furono emarginati per quelle spinte che c'erano a governare la Costituzione. Ma quale resistenza? Ma quale resistenza? La resistenza si sacrificò e produsse qualcosa di importante, la nostra libertà. La legge sul divorzio l'ha voluta il popolo italiano, non certo i politici, non certo la Democrazia Cristiana, ma con un referendum. Signori, la verità è una sola, che questo è un paese immobile, completamente immobile, nel quale io sono 50 anni che vedo sempre le stesse facce. E sapete che cosa ha determinato l'unico cambiamento che ho visto in 50 anni? L'unico cambiamento che ho visto lo ha determinato una legge, pure questa molto avversata, ed era la legge sull'elezione diretta del sindaco. Fateci caso, dottore Servalli ci mette la sua faccia, voi quando avrà finito il suo mandato direte Servalli è stato bravo o meno, ma sapete che cosa ho vissuto io da avvocato e da cittadino?
Io ho vissuto anni in cui il Consiglio Comunale era retto da loschi figuri di vari gruppuscoli di partito, i quali decidevano chi dovevano fare sindaco e molto spesso facevano tato sindaco, cioè proprio il più ignobile e il più sporco di loro, perché era quello che gli garantiva. Ricordatevi qualcuno nella vostra storia che sia degno e che ci abbia messo la sua faccia. Allora io vi dico questo, questo è un paese immobile e io voto sì per una semplice ragione, perché me lo dice l'istinto. Ma vedete che l'istinto non è qualcosa di irrazionale, è il sedimento di milioni di esperienze che ci danno poi dei momenti salvifici, perché noi secondo l'istinto ci garantiamo. Allora io ho la netta convinzione che in questo stagno di paese voi un sasso ce lo dovete gettare, poi se mi chiedete se la legge è buona o è cattiva, io vi dico che di leggi buone e cattive ne ho viste tante. Non c'è una legge che sia perfetta in quanto tale. Questo è il paese in cui domina l'interpretazione. Sapete che cosa significa? Che noi abbiamo concesso a un manipolo di persone, 8.000-9.000 persone, di governare questo paese attraverso l'interpretazione delle leggi. Questa è l'Italia, il vero colpo di Stato, il vero momento antidemocratico. Nessuno di voi lo ha percepito, perché noi viviamo in una sorta di stagno. Allora io dico che questa legge, che va verso il movimento, che va verso finalmente il cambiamento, è una legge che va votata, è una legge che va accettata, perché come quella dei sindaci innescherà una catena di effetti sicuramente positivi. Vi ringrazio. Grazie all'avvocato Siva anche per la grande passione che ha messo nel suo intervento. E non ha solo messo grande passione, ha messo anche parecchia carne a cuocere. Io credo che poi Sica esprima una posizione, per carità, rispettabilissima, è un po' la posizione che ha espresso recentemente anche Massimo Cacciari va oltre addirittura. Massimo Cacciari dice che questa riforma è un'autentica schifezza, ma meglio questa schifezza che niente. Ora, all'interno del fronte composito del sì, così come composito del fronte del no, insomma, io vedo che la quota di coloro i quali assegnano a questa legge di revisione costituzionale una funzione messianica, indipendentemente dai contenuti, a prescindere completamente dai contenuti, aumentano ogni giorno di più. Vabbè, questa è una constatazione che faccio da osservatore della realtà politica. Volevo però coinvolgere Fernando Argentino, accogliendo anche una sollecitazione che mi faceva un rappresentante del Forum dei Giovani: facciamo in modo che da questo momento in poi si sviluppi un contraddittorio tra i relatori. E volevo chiedere a Fernando Argentino quindi di replicare all'avvocato. Io cercherò rispondere alle tante sollecitazioni che sono venute in questa fase del dibattito, e intanto ad una prima. Io credo che, come tantissimi di voi, abbiamo avuto modo di partecipare a più campagne elettorali e in più occasioni abbiamo dovuto esprimere un nostro voto, e l'abbiamo fatto sulla base di una osservazione dei programmi di questa o di quella forza politica, verificando i contenuti delle proposte che venivano avanti e alla fine scegliendo.
oppure capita anche questo. L'abbiamo fatto perché siamo stati dentro gruppi di interesse, dentro lobby, all'interno delle quali trovavamo, diciamo così, la compensazione per un nostro voto a questa o a quella formazione politica. Stasera scopriamo che c'è anche una terza possibilità, quella che l'avvocato Sica ha chiamato si vota per istinto, cioè si vota al di fuori di un ragionamento verificabile, concreto, misurato, responsabile sui contenuti delle cose sulle quali andiamo a deliberare. Detto questo, volevo riprendere alcune delle considerazioni che hanno fatto sia i colleghi sia i nostri interlocutori del noi. La prima cosa, la Costituzione, ne ha parlato in maniera egregia Rosa, non accenno a nient'altro che a questa sottolineatura. Noi abbiamo avuto, diciamo così, una Costituzione che ha segnato il punto di unità complesso di una nazione che usciva con la resistenza dalla guerra. Abbiamo avuto un compromesso alto fra grandi forze politiche e grandi correnti culturali, i liberali, i socialisti, i democristiani, i comunisti, che hanno avuto la capacità di interpretare il senso della nostra nazione e produrre una Costituzione che ha retto la convivenza sociale, civile, politica del nostro paese fino ad oggi. Una Costituzione, permettetemi di dirlo, che ci ha consentito di superare gravissime crisi politiche. Il luglio 60 ci ha consentito di superare la crisi energetica del nostro paese, ci ha consentito di superare la crisi del governo Berlusconi con lo spread a 500 punti. Cioè abbiamo avuto la capacità, riferendoci alla nostra Bibbia laica, di poter governare grandi tensioni, grandi problemi, grandi contraddizioni. Oggi mi sia permesso dirlo, e lo dico ad un avvocato innanzitutto, abbiamo avuto questa proposta non di riforma costituzionale, ma di modifica della nostra Costituzione, che nasce sulla base di pesanti violazioni procedurali. Noi abbiamo avuto, avvocato Sica, il cambio nella Commissione parlamentare affari costituzionali dei senatori non graditi e la loro sostituzione con senatori graditi. Abbiamo avuto il rifiuto di poter discutere con una relazione di minoranza sulle modifiche costituzionali. Abbiamo avuto con il super canguro il taglio del diritto del Parlamento di esplicitare interventi di modifica, emendamenti, e abbiamo avuto con la combinazione della legge elettorale l'Italicum 3 voti di fiducia per varare questo procedimento, questo provvedimento che viene oggi alla discussione nostra e poi al referendum. Questo è il punto sul quale credo sia importante riflettere, perché testimonia non di una scelta di chiamare il Parlamento e quindi gli italiani ad uno sforzo unitario per riformare la Costituzione, ma una scelta, diciamo, arrogante di modifica, senza i necessari consensi, la nostra Carta Costituzionale. La seconda questione, si è parlato molto dei costi della politica. Allora, il taglio dei senatori da 315 a 100 significa 50 milioni di euro all'anno. Significa, se non sono un pessimo matematico, un caffè all'anno di risparmio per ogni cittadino italiano, 0,80 centesimi. E per 0,80 centesimi noi rinunciamo al diritto costituzionale di esprimere i nostri senatori, perché non ci verrà concesso più di votare per questa seconda Camera. Aggiungo anche, a beneficio del signore che mi stava interrompendo, che il no ha fatto un'altra proposta, quella di portare e di ridurre i deputati a 400,
di portare i senatori a 200, totale 600, meno dei 730 che vengono proposti dalla riforma Renzi-Boschi. E questo sì avrebbe determinato un taglio vero dei costi della politica. Un'altra questione, noi affidiamo con questa riforma costituzionale, ed è giusto, io sono molto d'accordo con l'abolizione del bicameralismo paritario, soltanto ad una Camera il diritto di votare la fiducia al governo, ma noi non aboliamo il doppio passaggio fra la Camera e il Senato, non lo aboliamo. A me i nostri maestri, e fra i miei maestri posso annoverare, siamo qui a casa, mi permetto diciamo così questa fisciatina di pelo, Peppino Amarante, Riccardo Romano, ci hanno insegnato che esiste la verità, esiste anche la vera verità, e noi dobbiamo dire agli italiani la vera verità. Loro, noi avremo il Senato che continuerà a legiferare tranquillamente in doppia lettura per quanto riguarda le politiche europee, per quanto riguarda il diritto di indulto e di amnistia, per quanto riguarda la riforma costituzionale, le leggi di bilancio, e avremo il Senato che avrà diritto di veto sui provvedimenti varati alla Camera. Si dice, ma la navetta, cioè il passaggio di una legge da una Camera all'altra, comporta lungaggini. Non voglio captare la vostra benevolenza, l'ha detto già Rosa Rinaldi, per fare la legge Fornero hanno impiegato 3 settimane e anche di meno per fare il job act. Il problema non è i tempi della discussione da una Camera all'altra, ma una scelta politica, una volontà politica della maggioranza. Posso dare qualche dato che deriva, diciamo, da statistiche del tutto obiettive. Il Parlamento europeo attesta che il nostro paese, l'Italia, è il secondo in Europa per capacità di produzione legislativa. Le statistiche parlamentari ci dicono che per quanto riguarda leggi di assoluta rilevanza, ne voglio citare soltanto qualcuna, decreto del fare, doppio passaggio, sono serviti 49 giorni. Fine del finanziamento ai partiti, 54 giorni. Decreto salva Roma, doppio passaggio sempre, 54 giorni. Decreto salva impresa, 55 giorni. Decreto sulle pensioni, 55 giorni. Il decreto IRPEF, quello degli 80 euro per capirci, 55 giorni. Cosa significa questo? Che siamo mediamente al di sotto dei 70 giorni che la legge di riforma costituzionale Renzi Boschi chiede alla Camera per deliberare su provvedimenti sui quali il governo richiede ci siano, diciamo così, problemi di urgenza, meno di quanto viene richiesto oggi da questa riforma costituzionale. Non si può dare. Quelli che sono le proposte di... Esattamente. Questi sono, diciamo così, alcune questioni. Dice, ma se non facciamo questa operazione in questa Italia immobile saremo fermi per altri 70 anni. Cari amici, l'Italia non comincia e non finisce con Renzi. Noi abbiamo avuto nel nostro paese più volte riforme della Costituzione, non è la prima volta che si mette in mano la riforma della Costituzione. In particolare, siccome l'ha citato il mio amico Silverio Sica, anche la legge che assegnava il diritto dei cittadini a scegliersi il sindaco e il presidente della regione, è una legge di riforma costituzionale, è stata votata dal Parlamento, come altre cose. Nel 63 fu votato il cambio della durata della legislatura, nel 64 le regioni furono portate a 20, nel 70 cambiò la Costituzione perché si decise di cambiare la composizione della Corte Costituzionale, nell'89 venne modificata la Costituzione per assegnare nuova responsabilità penale ai ministri, viene modificato il potere di scioglimento delle Camere assegnate al Presidente della Repubblica,
viene modificato il diritto di concedere, avvocati, il diritto di amnistia e di indulto nel 92. Nel 93 cambiò l'istituto della immunità parlamentare. E poi, l'ha detto la mia amica Rosa, nel 2012 viene introdotto in Costituzione il pareggio di bilancio. Allora, queste cose si possono fare. Dice, ma il CREV si può fare tranquillamente, siamo tutti d'accordo a sciogliere il CREV, che problema c'è? Lo si fa con una proposta che può raggiungere tranquillamente il 90% dei consensi in Parlamento, non c'è neanche bisogno più di far dare alla verifica costituzionale, al referendum. Queste sono le questioni sulle quali di merito noi vogliamo che discutano gli italiani, queste sono le questioni di fondo sulle quali vogliamo cimentarci nel confronto con la gente. Aggiungo anche, mi permetto diciamo di esprimere un apprezzamento per la serietà istituzionale che il sindaco ha manifestato promuovendo questo incontro fra il sì e no e la disponibilità di Anna Petrone e Silverio Sita a partecipare. Sono casi rarissimi nella nostra provincia. Il no ha chiesto più volte di fare in tutti i comuni confronti come questi. E abbiamo avuto due risposte, Cava dei Tirreni e Rocca Piemonte. Il resto un assordante silenzio. Noi vogliamo cimentarci nel confronto, nella verifica, nel dibattito, nello scontro leale se è giusto, ma facendo in modo che alla fine poi si diano maggiori elementi, maggiori capacità per discernere ai nostri cittadini. E io credo che se facciamo queste cose, credo che per il no ci sarà probabilmente il 5 di dicembre una grande vittoria. Facciamo un secondo giro di domande e è stata lasciata lì dal pubblico una domanda, secondo me, sindaco Serralli, secondo me è una domanda, seguo l'ordine che abbiamo seguito per il primo. Una domanda che in effetti mi sembra molto molto interessante, cioè, sembra una fesseria, però è pure un problema serio. In caso di commissariamento di un comune, il sindaco, poniamo che il sindaco di quel comune sia stato eletto senatore, sia stato nominato senatore, cioè continua a mantenere il suo incarico in Parlamento, insomma. La gente anche vuole sapere anche queste cose abbastanza che sembrano di dettaglio, ma poi sono importanti, insomma, hanno una loro importanza. Io penso noi dovremmo, dopo, se ci sarà tempo, affronteremo anche la domanda delle domande che io voglio fare ai segretari del sì. E che in caso di vittoria del sì il 5 dicembre che Senato avremo? Anche questo il 5, cioè 24 ore dopo, che tipo di situazione istituzionale avremo? Vabbè, questa era la domanda. Il sindaco in questione, il sindaco eventualmente eletto in Parlamento, in caso di commissariamento del comune, mantiene il suo incarico in Parlamento. La risposta, rispondo subito alla domanda e poi faccio qualche considerazione molto rapidamente. Ovviamente nel caso in cui la risposta è no a questa domanda, in caso di commissariamento viene meno il titolo fondamentale del sindaco ed in quanto tale presente al Senato e quindi dovrà essere sostituito. Questa domanda mi dà però una possibilità, perché uno degli elementi che è stato messo in evidenza è il fatto che questo Senato, come accade in tutte le democrazie del mondo, in molte, senato, molte democrazie del mondo, rappresenta i territori, il Senato delle regioni, ci sono consiglieri regionali e sindaci, e si mette in discussione la legittimità di questa presenza in quanto non sono votati dai cittadini. Ma scusate, ma i sindaci e i consiglieri regionali da chi vengono votati? Non vengono votati dai cittadini. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, è una elezione magari di secondo grado, ma non abbiamo dei marziani che vengono dall'altro mondo e si trovano al Senato, sono i sindaci
delle città metropolitane e delle città più importanti del nostro paese, che sono gli unici veri che oggi hanno la legittimazione, come diceva l'avvocato Sica, del voto e del consenso dei cittadini, e sono quelli che la mattina quando si alzano trovano il cittadino sotto casa che gli pone il problema specifico. Io vorrei più sindaci al Senato a rappresentare le ragioni dei territori e dei cittadini, perché sono quelli che veramente conoscono i bisogni delle comunità. Quindi questa contestazione che viene fatta è una contestazione veramente priva di qualsiasi fondamento, anzi che tende a delegittimare due istituzioni importanti che sono i sindaci e le stesse istituzioni regionali, i consigli regionali. Si dà l'immunità al sindaco, come se in pratica stiamo dando l'immunità a chi? Stiamo dando l'immunità in particolare a certi sindaci delle città metropolitane, delle città importanti, che dalla mattina alla sera lavorano per i propri territori. Ma di che cosa stiamo parlando? Io questa obiezione la contesto radicalmente. E poi si dice: i miei figli oggi stanno peggio di come stavo io, ma la riforma non è ancora entrata in vigore. Non sarà certo colpa di questa riforma se oggi abbiamo questa condizione. Probabilmente sarà ad altri che va attribuita questa responsabilità. Quindi di che cosa discutiamo? Intanto io non credo francamente oggi nel 2016 che noi corriamo il pericolo di una involuzione di tipo dittatoriale o antidemocratica del nostro paese. E se anche così, come qualcuno dice, non viene modificata la prima parte della Costituzione, che è quella che parla dei principi e dei valori fondamentali, a cui siamo tutti legati, non c'è qualcuno a questo tavolo che non ama la propria Costituzione. E mi fa anche piacere l'accenno che ha fatto Ferdinando al nostro modo di intendere anche la funzione che esercitiamo, nel perfetto rispetto degli altri, di chi la pensa diversamente e della democrazia. Noi amiamo la nostra Costituzione, ma vogliamo renderla effettivamente, concretamente operante negli interessi dei cittadini. E questa riforma va in questa direzione. Perché siamo l'unico paese ad avere questo sistema di bicameralismo paritario perfetto? Vogliamo dire che gli Stati Uniti non sono una grande democrazia, la Germania non è una grande democrazia. Che cosa vogliamo mettere in discussione? Che questo paese oggi, con il sistema di potere diffuso, con una magistratura indipendente, la Corte Costituzionale, l'autonomia importante e i pesi e i contrappesi che ai diversi organi la Costituzione attribuisce e definisce, la nostra Costituzione, dov'è questo pericolo di democrazia? I primi a scendere in piazza, se si dovesse intravedere un pericolo di questo genere, saremmo noi. Quindi non ce lo venite a dire, per cortesia, perché noi amiamo la nostra libertà e la difenderemo fino alla fine. Questo è un modo retorico per generare paura, paura del cambiamento. Sono 30 anni che si discute di riforma della Costituzione in questo paese, del sistema istituzionale e costituzionale. Ci hanno provato tutti, ma vogliamo dire che forse De Mita, D'Alema ed altri hanno paura che qualcuno, un giovanotto, è arrivato e fa quello che loro non sono stati in grado di fare per 30 anni? E che cos'è questo fronte del no? Da Salvini a Grillo, dalla sinistra al Berlusconi. Sapete, anche questa è una cosa che considero non corrispondente alla mia interpretazione dei fatti, Ferdinando, il fatto che non ci sia stata discussione. Il partito di Forza Italia ha condiviso a lungo il periodo di gestazione della riforma. Poi che cosa successe? Che Renzi propose Mattarella presidente della Repubblica. Bravo. Non fu d'accordo Berlusconi. Quella riforma che aveva votato 6 volte alla Camera e al Senato non è diventata più buona, ma per ragioni politiche, non per legate alla Costituzione. E tutto questo dibattito, non quello di stasera, che è un dibattito corretto e che apprezzo, ma mi riferisco a quello nazionale, è legato alla volontà di un ceto politico che è stato mandato a casa di tornare alla ribalta. Questa è la verità. Della riforma costituzionale molti non se ne fregano proprio. Deve cadere
il cambiamento che Renzi ha rappresentato e bisogna tornare ai vecchi volti del passato, di cui qualcuno dà molto fastidio, qualcuno lo ricordava anche l'avvocato Silvia. Allora diciamoci la verità, nel merito della riforma, noi crediamo che questa riforma non sia la riforma perfetta in assoluto, anzi io mi auguro che subito dopo l'approvazione di questa riforma si continui nel processo di rinnovamento e di cambiamento degli assetti istituzionali del paese, perché noi abbiamo bisogno di recuperare anche credibilità con l'Europa e con i nostri partner che stanno aspettando di capire agli esiti di questo referendum se questo è un paese in grado di cambiare o è un paese che vuole restare nella palude. E la palude che oggi diciamo noi viviamo, la palude della ristrettezza economica, delle difficoltà di questo prodotto interno lordo, siamo tutti contenti quando sentiamo 0, in più, che il paese sta crescendo, si può generare occupazione, ma non è, come dire, non lo diciamo con piacere, ma questo è un paese in grandissima difficoltà e noi dobbiamo lanciare anche un messaggio di fiducia ai nostri partner europei, ai nostri partner internazionali, nel senso di dire che questo è un paese che ha voglia di cambiare e di guardare al futuro. E quindi noi pensiamo, io non sono un costituzionalista, non mi permetto di entrare in dettagli, ma noi pensiamo che oggi noi dobbiamo dare un segnale di fiducia anche al paese, alle giovani generazioni, non dobbiamo parlare un linguaggio diciamo che non è adatto più ai tempi che cambiano. Non c'è un pericolo di democrazia in questo paese. Se questo dovesse essere l'argomento fondante delle ragioni del no, io lo considero addirittura ingeneroso verso il paese, verso i cittadini italiani, verso le nostre istituzioni, verso le nostre forze dell'ordine, che presterebbero il fianco, diciamo così, ad un'involuzione di questo genere. Ma stiamo scherzando. Non è questo il tema. Il tema è quello di capire se noi oggi riusciamo a semplificare, sburocratizzare, rendere più attuale il sistema costituzionale ed istituzionale ai tempi di oggi, senza rinunciare ai principi fondamentali della prima parte della Costituzione, che non vengono toccati e rispetto ai quali tutti quanti noi abbiamo grande amore e grande rispetto. Bravo. Sì, il sindaco Serbaldi, io vorrei che a Serbaldi replicasse Galdi, perché il sindaco Serbaldi ha aggiunto un elemento di polemica politica che viene usato spesso dai sostenitori del sì, e cioè il ripensamento di Forza Italia rispetto alla riforma. Allora, non sono nelle condizioni di replicare sul piano politico, perché da oltre 4 anni sono espressione di un movimento civico, quindi non mi si può chiedere di difendere le posizioni degli altri. Il movimento civico che osserva il cambiamento della realtà, che è molto cambiata negli ultimi anni e che sta guardando guardando con attenzione a quanto può accadere in Italia e nel mondo per prendere una posizione quando riterrà che siamo maturi tempi, quindi fuori dalle logiche partitiche. Invece, senz'altro replico a ciò che diceva Vincenzo prima, cominciando col dire che noto molto nella comunicazione del sì il tentativo di colpire per slogan semplificazione, sburocratizzazione. Ecco, io da studioso di diritto pubblico vi dico che guai quando si parla di semplificazione, lì si complicano le cose. Di cambiamento, la parola cambiamento suscita emozioni che poi spingono alcune persone che per il mestiere che fanno sono anche molto riflessive a parlare di istinto, di gettare un sasso nello stagno. Sono tutti slogan per smuovere, per cogliere le emozioni di chi forse non vuole entrare nel merito. Allora io dico attenzione, perché il sasso anziché buttarlo nello stagno ce lo potremmo buttare sulla testa, perché forse di fronte a queste situazioni bisogna operare più che per istinto secondo ragione, e quindi proviamo ad entrare nel merito. Allora, prima di tutto un
un tema, si dice, è stato detto prima da Enzo Servalli, non si tocca la prima parte, si tocca solo la seconda parte. Io vorrei ricordare da costituzionalista l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che è il primo documento che riconosce i diritti dei cittadini, su cui sono fondate tutte le carte costituzionali del mondo, anche quella americana, che fu fatta l'anno prima. Poi si accorse che aveva solo previsto la forma di governo e non i diritti, e quindi fece il primo emendamento sostanzialmente riprendendo i diritti della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese. Che cosa dice questo articolo 16? Dice che se una Costituzione non è il riconoscimento dei diritti e non riconosce la separazione dei poteri, non c'è Costituzione. Cioè, oltre al riconoscimento dei diritti, bisogna garantire la separazione dei poteri. Tutti voi ricorderete che la teoria di Montesquieu, la divisione tra il potere giudiziario, il potere legislativo, il potere esecutivo, che però non è soltanto questo, è equilibrio fra i poteri. Se non c'è equilibrio fra i poteri, non c'è Costituzione, si negano i diritti. Quindi questa differenza fra prima e seconda parte è molto una differenza di scuola, ma la sostanza è che se non si danno le garanzie costituzionali, i diritti sono negati. Allora qui sono in ballo i nostri diritti, quelli contenuti nella prima parte, perché se non c'è separazione dei poteri, non ci sono questi diritti. E adesso vi dimostro perché non c'è più separazione dei poteri se vince il sì, perché questo è il vero cuore di questa riforma. Allora, sapete come verrà eletto il Presidente della Repubblica se vince il sì? Dopo il settimo scrutinio, e si arriva facilmente al settimo scrutinio, basta votare prima scheda bianca, che c'è la maggioranza relativa, dopo il settimo scrutinio vota il Presidente della Repubblica, lo votano i tre quinti dei presenti. I tre quinti dei presenti. Io ho fatto la scelta del liceo classico perché avevo difficoltà con la matematica, ma le somme e le sottrazioni ancora riesco a farle. E perché il quorum costitutivo del Parlamento in seduta comune, che è composto dai deputati e senatori, secondo la riforma 730, 630 deputati e 100 senatori, il quorum costitutivo perché l'assemblea possa funzionare è pari alla metà di 730, il quorum deliberativo, cioè dei tre quinti dei presenti, sarà pari a 219 parlamentari. Sapete con l'Italicum quanti parlamentari ottiene chi vince le elezioni? Magari il 20-25%, ottiene il 55% dei parlamentari. Ciò vuol dire che chi ottiene 364 deputati, mentre ne bastano 219 per eleggere il presidente. Ma voi avete capito che fa il Presidente della Repubblica? È quello che nomina 5 giudici della Corte Costituzionale, è quello che nomina 5 senatori di diritto a vita, è quello che può sciogliere le Camere, è quello che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, è quello che dovrebbe essere un organo di garanzia e super partes, e diventa invece nella riforma lo zerbino del Primo Ministro. E allora, se ci affidiamo al Presidente della Repubblica di questo tipo, è finita la separazione dei poteri e quindi non c'è più Costituzione, come dicono i costituenti del 1789, e quindi non ci sono più i nostri diritti. E lo stesso vale anche per quella che gli americani hanno definito la separazione verticale dei poteri, quella che abbiamo parlato prima, la separazione orizzontale. Ma anche per la separazione verticale dei problemi si pone il problema, e cioè per il federalismo. L'idea del federalismo, che è entrata nella nostra Costituzione sostanzialmente con la riforma del 2001, salta completamente con l'introduzione di una clausola di sovranità, secondo cui lo Stato, quando vuole, può intervenire anche nelle materie di competenza legislativa regionale. E in qualsiasi momento le regioni non avranno più autonomia legislativa, perché lo Stato con questa clausola gli basterà invocare l'interesse nazionale. Se c'è l'interesse nazionale possono intervenire. Con questa clausola lo Stato annienta la potestà legislativa regionale, cioè annienta la separazione verticale dei poteri. E se non c'è separazione dei poteri, non c'è garanzia dei diritti. E allora qual è la differenza con la seconda parte? Vedete, quando io parlo di attentato alla Costituzione,
Costituzione. Qui c'è un profondo attentato alla Costituzione, alla quale siamo stati nutriti tutti noi. Perché io sono certo che anche Enzo Del Valle, nel difendere queste ragioni, probabilmente non ha approfondito adeguatamente il contenuto di questa riforma, perché se l'avesse fatto, al di là della sua appartenenza di partito, sarebbe sicuramente schierato da questa parte e non dalla parte di tutti. E tutto ciò, si parlava prima, come domanda, dice, ma qual è il rapporto con l'Italicum? Vedete, con l'Italicum, oltre 400 deputati su 630 verranno scelti dalle segreterie dei partiti, perché i capilista verranno indicati da tutti i partiti. Chi vince le elezioni prenderà tutti e 100 i capilista, perché avremo 100 collegi elettorali, ma tutti gli altri partiti che le perderanno prenderanno soltanto di fatto i capolista, per cui 400 deputati su 630, perché i deputati sono 630, saranno scelti dalle segreterie dei partiti. Chiaramente incostituzionale, perché è lo stesso motivo per il quale il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza numero 1 del 2014. C'è ancora l'Italia. Ebbene, 400 vengono nominati dalle segreterie dei partiti, 100 i senatori vengono nominati, 5 dal Presidente della Repubblica e 95 dai consigli regionali. I cittadini in tutto questo assetto ne eleggono 200, cioè 46 milioni di cittadini italiani si sono ridotti ad eleggere solo 200 parlamentari, e questa è ancora democrazia? Rifletteteci, perché la democrazia è il primo presidio ai nostri diritti. E quindi, voglio dire, quando io ho detto bisogna garantire i diritti garantendo ciò che è la struttura della Costituzione, mi riferivo evidentemente a questo. E poi vedete, tante altre logiche non tengono. La logica del risparmio l'abbiamo già visto, vale per il Senato, vale per i senatori, ma voglio dire, vale a maggior ragione per le province. Allora, chi vi parla è stato per circa 2 anni direttore generale della provincia di Salerno. Sono arrivato. Per circa 2 anni direttore generale della provincia di Salerno. Conosco perfettamente le funzioni della provincia, le strade provinciali, le scuole di interesse provinciale. Sono funzioni che non è che si cancellano, le province vengono messe a lato, sono funzioni che qualche altro dovrà svolgere. E allora, che vuol dire eliminare le province? Vuol dire eventualmente eliminare la rappresentanza politica di secondo grado nelle province. Ma quanto costa oggi il presidente della provincia e il consiglio provinciale? Chi lo sa? Zero. Costa zero, perché con la legge del Rino il presidente della provincia e i consiglieri provinciali fanno questo mestiere con le indennità che percepiscono come sindaci e come consiglieri comunali. Per cui, perché dobbiamo eliminarla questa provincia quando, come dire, svolge un ruolo magari meno conosciuto dai cittadini, ma comunque essenziale? Insomma, chiudo: cambiare, semplificare, burocratizzare, lasciamo perdere gli slogan. Non decidiamo con l'istinto, decidiamo con la ragione. Questo regalo è un po' sforato con i tempi, anzi parecchio, diciamo, per cui adesso io sono per un fatto proprio di equilibrio e di equità, diciamo, devo dare gli stessi tempi ai rappresentanti del fronte del Sire, insomma quasi un quarto d'ora. Avvocato Siga, io questa domanda la faccio alla perché c'è una lunghissima consuetudine di rapporti e c'è anche una lunghissima consuetudine di scontri tra le scontri, insomma di confronti anche accesi, e molte volte però su un punto abbiamo registrato delle significative convergenze, e cioè su tutto ciò che si muove dietro la realtà. Lui buona parte del suo intervento prima lo ha centrato proprio su questo, no? sul contrasto tra quello che vediamo e quello che succede veramente. Uno degli argomenti usati dal fronte del no è che questa riforma sarebbe stata scritta sotto dittatura da parte dei cosiddetti poteri forti internazionali. Morgan, c'è stato un endorsement del presidente degli Stati Uniti, almeno fino a ancora per pochissime ore, voglio dire, perché domani si vota negli Stati Uniti, ma sarà in carica, lui rimarrà in carica fino a gennaio,
c'è stato il diciamo anche la cancelliera tedesca, la Merkel, ha mostrato una certa, insomma, si muovono delle forze esterne all'Italia dietro, o è solo un argomento propagandistico del no? Massimiliano, sì, hai ragione, però io devo essere chiaro, non mi importa di Renzi, come non mi importava prima di Berlusconi. Voglio dire, nel momento in cui Berlusconi proponeva, per esempio, una riforma della giustizia profondamente democratica, che poi non ha fatto, è stato incapace di fare, beh, io avrei appoggiato anche Berlusconi, non mi interessava. Il problema di fondo è, io ci metto la mia passione di avvocato in questo, ma vedete, questo paese è attraversato da grandi idee che rappresentano tanti filoni culturali che in gran parte però viaggiano sommersi. Voglio dire, voi nell'immediato dopoguerra, negli anni in cui ero per esempio giovane, vi era un movimento che avrebbe anche una sua consistenza e che si diceva ispirato allora dagli americani, che era quello di una persona di grande spessore intellettuale, che era Randolfo Pacciani. Qualcuno di voi lo ricorderà, che era per il presidenzialismo. Che cosa voglio dire? Voi non crediate, per esempio, che nel dibattito sulla Costituzione, io vi chiedo scusa perché voi potete aver pensato che io non ami questa Costituzione, io non amo la retorica che si fa sulla Costituzione, figuriamoci. Io sono convinto che la Costituzione sia importante, ma non perdo il senso della realtà, perché me lo ha insegnato il mio mestiere, io devo vedere che c'è dietro. E allora ha ragione Massimiliano, ci saranno i poteri forti, fortissimi, sì, però l'Italia in quale direzione deve andare? Ecco, culturalmente la direzione in cui deve andare l'Italia certamente sta scritta in questa legge, con tutti i suoi difetti, i suoi pregi, però le linee di tendenza sono quelle. C'è bisogno di governabilità, c'è bisogno di efficienza. Mi ricordava Fernando prima i tempi di approvazione delle leggi, ma sono decenni che noi procediamo con le decretazioni d'urgenza. Insomma, viva Dio, è un segno di inefficienza se un governo non riesce a muovere quelle che sono le linee della sua politica. E perché noi non ci dobbiamo riconoscere in un premier? Perché ci vergogniamo di questa personalizzazione forte della politica? La personalizzazione della politica è anche un fattore di grandissima trasparenza. Questo voglio dire. Allora, con questo, per anni, vorrei che ci capissimo su questo. Le generazioni dei nostri padri hanno votato Partito Comunista o Democrazia Cristiana, senza sapere che chi c'era dietro quella falce e martello e quale faccia c'era dietro il Partito Democristiano. Noi abbiamo bisogno, come italiani, finalmente di cominciare a capire chi è veramente quello che ci governa, e colui che ci governa deve avere il potere di governarci. Culturalmente lo sforzo di questa legge è in quella direzione, perché il bicameralismo oggi come oggi è solo un accampamento enorme di persone
che si riciclano. Io ho visto nella mia vita professionale e personale persone che hanno fatto il deputato, poi il senatore perché si liberava il posto come nel Senato, poi tornavano nella Camera dei Deputati. Ma voglio dire, ma vi rendete conto di questa assurdità di meccanismi con i quali noi comprimiamo un paese che certamente, come hanno detto persone molto più autorevoli di me, è di gran lunga migliore della sua classe dirigente? E allora viva Dio, questa gente esca fuori, si identifica. Chi c'è lì che ci vuole governare? Renzi? Ma vedete che Renzi e questi poteri forti è ancora il frutto di una vecchia gestione. Nasce, attenzione, e la sua capacità di personalizzare, di metterci la faccia, nasce da quella legge che richiamavamo prima. Vi sareste mai immaginato che un sindaco diventasse poi il premier di questo Stato? No, è stato possibile, certamente ci saranno i poteri forti, però io vi dico questo e chiudo davvero. Vedete, oggi si sta combattendo in America una grandissima battaglia tra due personaggi, forse nessuno di tutti e due veramente accettabili, anche se sicuramente non c'è dubbio, se fossi là sceglierei la Clinton. Però voglio dire, attenzione, queste persone e di queste persone si riesce bene o male a sapere tutto quello che c'è da sapere. Noi non riusciamo a sapere. Tu mi chiedi se ci sono i poteri forti. Beh, io immagino di sì, ma perché sono un malpensante, perché so che dietro Renzi probabilmente c'è la grande massoneria che tu conosci e sai, no, che tu conosci come giornalista, ecco. come giornalista. Però voglio dire, attenzione, vedi che in Italia non riusciamo a sapere questo, in Italia non riusciamo a saperlo. Essendo di cultura laica potrei anche aver avuto la tentazione, ma ho sempre resistito. Te lo giuro su quanto e io per questo ti sono amico, perché hai fatto le mie stesse scelte. Ma dico, in ogni caso non do un giudizio totalmente negativo della massoneria. No, assolutamente no. Voglio dire, anche questa è la nostra storia. Dico, quello che dobbiamo pretendere come cittadini, che cos'è? È esattamente questa visibilità e questa trasparenza delle istituzioni. Questa legge, a mio giudizio, rafforzando i poteri e quindi la responsabilità di chi ci governa, va in quella direzione. Ed ecco perché è un cambiamento sostanziale di un paese che prima ho definito immobile. Ecco, grazie. Questa, dicevo, l'accordo sottoscritto dallo stesso Cuperlo un po' fa cadere uno degli argomenti su cui si è fondata la campagna per il no, il famoso combinato disposto, fermo restando che almeno dalle ultime notizie fino a pochi minuti prima che iniziasse questa bella serata, un pezzo della sinistra PD, quello che fa riferimento a Bersani e Speranza, credo che siano intenzionati ad andare fino in fondo a sostenere il no. In ogni caso questo accordo sulla legge elettorale, riformulazione della legge elettorale, che sarebbe, dico per e non è una battuta, sarebbe la prima legge elettorale riformata senza essere mai stata usata, voglio dire, senza essere mai stata applicata, insomma. Anche di questo giorno ci potremmo vantare, anche di questo primato, ma insomma un po' qualche problema me lo crei a confronto questo accordo all'interno del PD, no? Ma intanto
vediamo i contenuti di questo accordo, di questo, di questa proposta di modifica della legge. Io mi sento di dire, non voglio essere arrogante o troppo malizioso, che avrei preferito sicuramente una dichiarazione pubblica impegnativa in Parlamento del Presidente Renzi sulle modifiche che si dice siano state proposte per l'Italicum. Le avrei volute perché insomma ho sentito più volte da Renzi che questo Italicum è la migliore legge di questo mondo, a cui lui è molto affezionato, che è una legge che ci garantisce governabilità, che è una legge che ci fa sapere il giorno dopo le elezioni chi dovrà governare. Mi sembra abbastanza singolare che, da quello che si legge sui giornali, uno stravolgimento della legge Italicum con le proposte che vengono avanti possa essere così facilmente adottato da chi ha fatto una campagna elettorale e una battaglia politica intorno all'Italia. Aggiungerei anche, ripeto, non sono un malpensante, che diciamo, la dichiarazione, se l'avesse fatta chi gode di più grande credibilità, ne avrebbe probabilmente convinto di più. Io insomma, sono rimasto molto sconcertato quando si trattava di eleggere Prodi al Presidente della Repubblica e al Capranica, tutti quanti i deputati del PD votarono per acclamazione, scelsero Prodi. Vorrei capire dove stavano quei 100 che della scheda segreta votarono contro Prodi, oppure vorrei chiedermi perché quel tweet famoso "stai sereno" e dopo qualche giorno in direzione si butta a mare il governo Letta. Ma ci lasciamo stare, insomma, queste sono diciamo questioni che probabilmente la storia dovrà disciplinare, dovrà farci capire meglio. Due cose giusto per chiudere. La prima, noi abbiamo sostenuto che questa è una legge fatta male e frettolosa. Posso fare due esempi. Noi avremo per l'elezione al Senato 10 regioni che voteranno soltanto 2 senatori. Il primo è il sindaco e il secondo è un consigliere regionale. La legge prescrive che bisogna eleggere i senatori sulla base di un criterio di proporzionalità, cioè bisogna rispettare complessivamente l'orientamento degli elettori. Io chiedo ai professori di matematica, come il professore Galdi, neanch'io ho fatto gli studi matematici, ho fatto anche il liceo classico, come si fa a stabilire la proporzionalità su un solo senatore eletto? Aggiungo anche che perché la frettolosità? Che questa legge che assegna diciamo 2 senatori a 10 regioni non consentirà alla Sicilia e alla Sardegna di avere senatori, perché nello statuto regionale della Sardegna e della Sicilia c'è dichiarata l'incompatibilità fra consigliere regionale e senatore. Mi chiedo come si farà a riunire un senato con l'assenza di 2 regioni, avremo bisogno di un'altra legge costituzionale per garantire rappresentanza alla Sicilia e alla Sardegna. Ultima questione, e lo dico con grande rispetto, davvero, per il lavoro che fa il sindaco, che fanno gli amministratori locali. Titolo V, clausola di salvaguardia. Viene stabilito che su grandi questioni che riguardano, ad esempio, l'assetto del territorio, le politiche ambientali, il governo decide sulla testa dei comuni e delle regioni gli interventi che vengono definiti, diciamo così, di grande interesse nazionale. Io chiedo al sindaco Serralli se questa legge dovesse produrre, adesso non sono bravissimo su queste cose, una discarica per la regione Campania collocata nel territorio di Cava, oppure a Cava dei Tirreni lo stoccaggio, per esempio, come è stato per qualche tempo fa in Basilicata, di rifiuti provenienti dalle dismissioni delle centrali atomiche, o altre questioni, un minimo intervento, produzione di energia elettrica attraverso biomasse. Il sindaco di Cava cosa risponderebbe a chi invoca la clausola di salvaguardia? Qual è il problema?
è che queste questioni non possono essere deliberate sulla base di un diktat, ma sulla base di un consenso, di un coinvolgimento, di una concertazione, questioni che riguardano questa questione, ma riguardano anche il complesso dei problemi che abbiamo di fronte nel nostro paese. Queste mi sembrano le questioni, diciamo così, più rilevanti che mi permettevo, diciamo, di sottoporre anche alla valutazione vostra, per consentire a voi una valutazione meditata per quando andremo a votare per questo referendum. Grazie. Con il vostro consenso, e poi capirete perché. Propongo un'inversione, faccio intervenire prima Rosa Rinaldi, perché voglio che a concludere questa nostra serata sia l'onorevole Anna Petrone, che è consigliere regionale e in qualche modo dal punto di vista, cioè, punto di vista istituzionale la più alta in grado, insomma, a questo tavolo io insomma continuano ad arrivarmi domande che tutto sommato affrontano questioni che abbiamo già sviscerato. L'intero fronte dell'Onico, questa sia la parte a sinistra che a destra, afferma che il bicameralismo va superato, ma non in questo modo. Come mai nei governi precedenti allora così poco è stato fatto? La riforma proposta era sicuramente non perfetta, ma altresì sicuramente sarebbe un taglio con il passato, o meglio un inizio di cambiamento, ma insomma questo lo abbiamo spiegato. E allora chiederei a Rosa Rinaldi una riflessione un'ultima riflessione sulla domanda che facevo prima ad Argentino, perché mi sembra che poi sia uno degli elementi fondamentali. Io non do molto credito ai sondaggi che circolano, che secondo i quali ci sarebbe un netto vantaggio del nostro sì. Secondo me questa è una partita che si giocherà sul filo di poche schede. Ora è una partita equilibratissima. Ora, siccome questo accordo all'interno del PD, e ribadisco insomma finché sì, insomma, Renzi dovrà andare in Parlamento a fare delle comunicazioni, e tutto, insomma, bisognerà seguire tutta la procedura che bisogna seguire. Ma insomma questo accordo all'interno del PD sulla legge elettorale, secondo me, un po' depotenzia la forza delle argomentazioni del fronte del no. È una mia idea, però insomma vorrei che su questo lei articolasse un'ultima riflessione. Ma allora, intanto, diciamo così, sulla questione dell'accordo elettorale con il PD, non è un atto ufficiale, non è un atto neanche pubblico. Sinceramente io ho letto un po' di notizie attraverso Facebook e non mi pare proprio un bel modo. Dopodiché è evidente che è una questione, se la posso dire così, anche molto interna al PD. Non è un atto ufficiale giocato in Parlamento, con tutto il rispetto, proprio con tutto il rispetto, però diciamo quello che conta nell'amministrazione pubblica e nella comunicazione pubblica, cioè che può essere cogente, usando il termine, diciamo, della pubblica amministrazione, sono le dichiarazioni ufficiali fatte, diciamo così, con l'autorevolezza necessaria nelle sedi date. Questo non c'è, questo serve a trovare un compromesso all'interno del PD, rispetto, ma tuttavia, diciamo, non è un elemento sul quale uno può fondare. Potrei avere tanti sospetti, no? Potrei dire serve a raggiungere un accordo adesso, un accordicchio ora, e poi se dovesse passare il sì, magari sul mano alla riforma elettorale non ce la mettiamo più. Ma voglio dire, per quanto riguarda quel passaggio, francamente quello è il punto. Qualcuno diceva di non fare retorica, io sono anche d'accordo a non fare retorica. Per esempio, non abbiamo parlato a sufficienza del fatto
che c'è un grande passo indietro con la modifica, con questa modifica che viene proposta, soprattutto per quanto riguarda la riforma del titolo quinto della Costituzione ed in particolare l'articolo 117. Come saprete, molti lo sanno, certamente lo sa il sindaco, io lo so perché per tanti anni ho fatto la delegata sindacale, la sindacalista e poi ho avuto anche ruoli istituzionali. Una delle, al di là di come l'abbiamo pensata sul titolo quinto, tuttavia si è innescato un processo di trasferimento di funzioni importanti e anche di concorrenza con lo Stato su funzioni non di poco conto. Come viene modificato l'articolo 117? Scompaiono sostanzialmente le materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Vengono aggiunte alla lista delle materie di cui il legislatore esclusivo è lo Stato tantissime materie, dagli ordini professionali alle questioni ambientali, alle questioni energetiche, alle questioni dei trasporti. Andatevelo a leggere, vi suggerisco di leggere questa cosa. E rimangono alcune materie alle regioni, però se lo Stato ritenesse che su un intervento che ritiene necessario non debba essere la regione, perché magari capisce che la regione lì non approverebbe quel tipo di indirizzo, allora lo Stato, il governo, avocasse la possibilità di decidere perché ritiene che quella cosa lì sia un fatto, diciamo, di rilevanza nazionale. Tanto per non fare retorica, appunto. Noi abbiamo votato perdendo, anche perché non c'è stata nessuna, diciamo così, comunicazione sufficiente. Abbiamo votato, non so se vi ricordate, sulle trivelle, no? Ve lo ricordate le trivelle? Beh, potrebbe essere che non si vota più sulle trivelle, oppure la regione non può intervenire rispetto al concedere o, non, o decidere di non concedere, di trivellare davanti al proprio mare. Oppure sulle questioni, per esempio, di emergenze rifiuti, tutta la politica energetica legata ai rifiuti, il governo può decidere al posto della regione. Ma guardate, decide su questioni importanti su cui il sistema delle autonomie locali aveva comunque fondato. Cioè, io ho fatto vicepresidente una provincia non piccola, come quella di Roma, so bene cos'è il piano per la raccolta differenziata, so diverse cose, non perché sono brava, ho imparato tante cose e le ho anche applicate. Oppure decide, per esempio, in un territorio, guarda caso vicino a Firenze, in cui le popolazioni sono in rivolta perché non vogliono il raddoppio dell'aeroporto di Firenze, essendoci quello internazionale di Pisa, che quella è una questione strategica nazionale e il governo la avoca a sé, ovvero vengono fortemente limitati i poteri delle regioni, dei comuni e quindi del sistema delle autonomie locali. Non è retorica, basta leggere quello che c'è scritto nelle modifiche che ho fatto. Ho finito il tempo? Allora, chiedo scusa, però siccome quando uno dice delle cose pare che si faccia solo retorica, io posso fare due battute se ho... Ok, sì, no, faccio proprio due battute. Primo, io dico che qui non stiamo facendo nessuna alleanza elettorale. Nei referendum decidono le cittadine e i cittadini, decide il popolo, sì, no. Io sono accompagnata qui con altri, non è detto che facciamo alleanze su altre cose. Suggerirei molto di non parlare delle compagnie, perché ce n'è per tutti, per il no e per il sì. Quindi eviterei, decidono cittadini e cittadini. Io ringrazio il sindaco perché qui ci sono cittadini e cittadini che ascoltano le opinioni diverse tra di noi e si fanno magari una loro opinione. Seconda cosa proprio battuta, guardate, io non ho mai creduto all'uomo della provvidenza. Prima di Renzi c'erano un sistema e c'erano altri uomini politici, ora c'è Renzi, dopo Renzi andremo avanti con la democrazia, mi auguro, perché non c'è il diluvio dopo Renzi se perde questo referendum. Io penso che Renzi non possa che prendere atto del risultato elettorale, perché altrimenti, appunto,
L'ultima battuta non è tanto una battuta, meriterebbe molta attenzione. Chi ci governa, i poteri forti? Guardate, oggi le costituzioni delle nazioni europee in particolare, ma dei paesi più in generale, la democrazia è messa un po' sotto scacco, perché al di là, diciamo, della JP Morgan e degli istituti economici molto forti, c'è un tema che bisognerebbe fare un'altra di assemblea, sono i trattati internazionali, per esempio i trattati internazionali di commercio. Io mi occupo del TTIP, che è un trattato di commercio tra gli Stati Uniti e l'Europa, come quello in CETA tra il Canada e l'Europa, e questi trattati mettono in mora la potestà stessa dei parlamenti, perché decidono che ci sono dei tribunali paralleli che decidono che una legge di un parlamento blocca la libera concorrenza nel mercato, quindi c'è la legge del mercato. Io su questo capisco che non ne possiamo parlare, ma guardate che difendere la Costituzione significa anche guardarla da questo punto di vista. Per questo è un grande pasticcio, e io penso che votare no significa riaprire la possibilità di fare modifiche coerenti e che servano soprattutto alle cittadine e ai cittadini. Diritto di replica il sentiamo va bene. Allora, io alla consigliera Petrone, noi giornalisti magari sbagliamo anche, ci muoviamo spesso su suggestioni. Ieri ne è arrivata una forte, molto forte devo dire, dal professor Zagrebelsky. Ora non c'entra niente il fatto che il professor Zagrebelsky sia il coordinatore dei comitati nazionali per il no, ha detto una cosa che secondo me ha detto una cosa, ma guardi io faccio giornalista da 33 anni, vabbè, da 33 anni faccio giornalista, non accetto assolutamente provocazioni di nessun genere, va bene, ok? Allora, né insinuazioni, io credo che la cosa che ha detto ieri il professor Zagrebelsky vada al di là della... ha lanciato un allarme, dice il paese si sta spaccando per questo referendum come nemmeno nel 1946, quando si votò per la monarchia e per la forma istituzionale dello Stato. Il PD, il partito a cui lei appartiene, si è caricato una grossa responsabilità. Ammetterà che insomma siamo ad un punto di non voglio dire di rottura dell'unità nazionale, perché sarebbe troppo, ma siamo arrivati ad un punto in cui certe cose su cui che abbiamo dato per scontato, per pacifiche, per 70 anni, cominciano un po' a vacillare. Lei ritiene che dopo questo referendum, indipendentemente dall'esito finale, vince il sì, vince il no, si potrà ricostruire un clima unitario in questo paese, un clima che possa aiutare questo paese ad uscire dalle difficoltà in cui si trova in questo momento? Io sicuramente penso che quello che bisognerà fare dopo il referendum, questa è la mia personale opinione, quella che bisogna andare a votare, perché in questo momento noi, superata la fase del referendum, voglio dire il 5 dicembre vicino, e penso che dal 5 dicembre mattina qualcosa dovrà cambiare. Quindi io credo sempre che bisogna dare agli elettori con il referendum la possibilità di scegliere. Si sta facendo troppo terrorismo su questo referendum. Io vedo che c'è una centralità su Renzi, che questo referendum avviene sempre e più avvocato a lui. Noi, io in questi giorni ho apprezzato tanto, e Ferdinando Argentini ha condiviso con me un percorso, quello che è stato il passo avanti che ha fatto Gianni Cooperlo. Parliamo, votiamo sì, e poi il 5 mattina ripartiamo tutti insieme per un rilancio dell'Italia
ma sicuramente anche nel PD bisogna ragionare nuovamente stabilendo degli equilibri che non sono soltanto i Matteo Renzi. Io credo un'ultima battuta al sindaco, perché me l'ha chiesta, voleva replicare credo su un punto di Rosa Rinaldi, gliela concedo volentieri. Non voglio approfittare, però effettivamente quelli del SIA hanno parlato un po' meno di quello di noi e quindi approfitto soltanto Dico al moderatore, sostenitore del pubblico, sto scherzando, ma si vediamo ovviamente. Io ero stato invitato a tutt'altro tipo di iniziativa. Poi è venuto meno un collega e quindi ho messo da parte immediatamente, e credo che me ne dobbiate dare atto, ho messo da parte quello che la mia era organicamente, ma io ho preparato tutt'altro tipo di iniziativa. La mia era solo una battuta perché la preoccupazione che tu hai espresso, a cui già ha risposto in maniera molto intelligente e saggia Anna Petroni, ma non avevo dubbi su questo, era sul clima che si respira nel paese. Allora, diciamo, anche per sdrammatizzare un po', anche se il dibattito è stato di grandissima civiltà, come peraltro nello stile e nel costume di questa città, oltre che ovviamente nello stile delle persone che vi hanno partecipato. No, due considerazioni su questo aspetto. La prima, questa è una cosa che anche a me preoccupa molto in verità, cioè l'idea che stiamo spaccando l'Italia su una questione che è certamente rilevante, cioè la riforma della Costituzione, ovviamente in particolare diciamo si tratta della riforma della Costituzione negli assetti costituzionali di definizione della produzione della legislazione e delle norme, quindi non modifichiamo la parte che riguarda i principi fondamentali su cui si regge il nostro paese. E quindi questa spaccatura nasconde un'altra cosa, nasconda il prevalere di un sentimento di antipolitica che c'è nel paese e che viene utilizzato strumentalmente. Io considero che tutti quanti presenti abbiano guardato con grande preoccupazione a quello che è accaduto davanti alla Leopolda, ad esempio. Una manifestazione, io ero lì, è stato veramente brutto vedere una città straordinaria di questo paese assediata, non si poteva raggiungere il centro, era tutto bloccato, il pericolo che c'era è che questi movimenti andassero al centro di Firenze per distruggere Firenze. Ovviamente questo no, no, non c'entra niente, c'erano. Quindi mi riferisco al clima, o c'entra anche qualcosa, perché c'era un comitato che diceva comitato per il no, ma ovviamente era un pezzettino, non era ovviamente. E quindi c'è questo pericolo che intorno a questo referendum nei prossimi giorni, dove forse la tensione, io mi auguro di no, tenderà a crescere. Come si supera questo pericolo? Si supera innanzitutto non richiamando il pericolo delle dittature, guardate, perché questo è francamente, ripeto, offensivo per l'Italia, non offensivo per quelli del sì o per quelli del no, è offensivo per l'Italia. Dire che in questo paese c'è un'involuzione democratica è offensivo per il paese, per le sue istituzioni, per il principio di separazione dei poteri che in questo paese c'è, perché nessuno può mettere in discussione, se è intellettualmente onesto, l'autonomia della magistratura che in questo paese c'è e va rispettata, la separazione tra i poteri, tra il legislativo e l'esecutivo, c'è un sistema di corpi intermedi diffuso sul paese che ci mette assolutamente in condizione di vincere qualsiasi tentativo di questo genere. Ci sono le nostre forze armate, ci sono i corpi di polizia, quindi questo è un argomento che io consiglierei, nell'interesse del paese, di togliere dal dibattito, francamente, perché non è neanche interesse del no, a mio avviso, estremizzare questo concetto. Discutiamo di altro, non discutiamo di questo. Nessuno ha detto la democrazia è il pericolo, no, cioè, abbiamo detto che questa proposta è uno spicco, questo sì. Ora, in conclusione, c'è stato, io, se consentite, io l'ho detto, ma ho ampiamente argomentato con riferimento a norme, che poi dopo si voglia astrattamente dire che questo rischio non ci sia, è un'opinione ma molto superficiale, come tutta la campagna del sì. Vabbè, questo non è che ho fatto il lancio, sono andato sulla difficoltà, vorrei solo
ci sono fior fior di costituzionalisti italiani, non c'è soltanto i migliori costituzionalisti italiani, i migliori che sono deciduti per dire che i migliori c'è il fior fior dei costituzionalisti italiani, in conclusione quindi io sono contento di questa discussione nella nostra città, credo che le argomentazioni sono state sufficientemente portate avanti. È bene che queste discussioni si facciano anche nelle sedi delle comunità, nei gazebo, nei circoli, nelle associazioni. A volte il dibattito televisivo, quello dei talk, è fuorviante, non c'è neppure la possibilità di esprimere compiutamente un concetto. Quindi io ringrazio il presidente del Forum dei Giovani, ringrazio gli amici che sono venuti anche da fuori cava per sostenere questo dibattito, benvenuti ovviamente nella nostra città in qualsiasi momento, e mi auguro che si possa arrivare con grande serenità. Quello che è in discussione è il futuro dell'Italia e non di una parte politica. Il PD in tutto questo c'entra veramente poco. Siamo qui perché sosteniamo le ragioni di una riforma, perché pensiamo che questo sia l'interesse. Grazie sindaco, grazie sindaco. Io posso aggiungere una cosa, è un appuntamento importante quello del 4 dicembre, c'è ancora una fetta di indecisi molto ampia. Ragioniamo, andiamo a votare su un progetto di riforma della Costituzione. Io inviterei tutti voi a sviluppare il massimo di riflessione possibile e ad andare a votare. Ho sentito delle interviste per strada, raccolte per strada a Napoli, che è la terza città italiana, proprio oggi, dal TGR della Campania, il 9 persone su 10 interpellate hanno detto che non andranno a votare. Non vogliono bene. Io penso che bisogna andare a votare, poi votate quello che volete, ma andate a votare il 4 dicembre, è importante. Grazie. Mondiale,